C'è una vicenda inquietante che sta vivendo il garante dei detenuti Angelo Marroni, perché è la terza volta che riceve minacce. Lo abbiamo con noi e lo ringraziamo. Angelo Marroni, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, abbiamo letto questa mattina di questa sua vita sotto minaccia, perché non è la prima volta, è la terza volta. Ecco, perché accade questo, Marroni? Beh, intanto devo precisare che questa volta è un pochino più inquietante, perché nella busta c'era anche un proiettile. Esattamente, sì. È piuttosto di calibro pesante, ma questo calibro 40 Smith & Wesson. Sì, sì. Però al di là della minaccia contenuta nel messaggio, la firma è Colonna Galesi, che è Brigate Rosse Galesi, però è anche vero che, insomma, mi sembra di capire che forse non siamo veramente dinanzi alle Brigate Rosse rinnovate. Penso che sia invece una minaccia che viene da altri ambiti, da altre esigenze minacciose. Perché? Il perché è una domanda alla quale non so rispondere bene, perché non so se fossero davvero Brigate Rosse, si potrebbe pure immaginare, perché in qualche modo la mia funzione nel carcere tende, come dire, a far sì che i problemi si risolvano senza ribellioni. Questo potrebbe essere un argomento, cosa che io faccio davvero con i miei collaboratori. Un'altra è soltanto qualcheduno che forse a cui do fastidio, perché in questo messaggio c'è una novità, c'è la parola dimettiti. Che è una cosa un po' strana, perché le Brigate Rosse mica possono scrivere di me. Ovvio, no, è certo. Che vi importa, diciamo, se ti devono sparare, ti sparano e basta. Quindi la Digos sta indagando, sta vedendo un po' meglio tutto quello che scientificamente si può capire da questi messaggi e anche da quello che rimangono come tracce. Lei fa cenno in occasione di una intervista ad un fastidio che può recare a qualche soggetto in merito al suo operare, che è un operare virtuoso, nel senso che lei si sta spendendo affinché all'interno delle carceri vi sia, no, un rapporto di correlazione fra istituzioni, detenuti, atto poi a far vivere la qualità della vita a questi detenuti stessi nel modo migliore possibile. Ecco. Sì, perché io ho pensato sin dall'inizio, quando ho cominciato questa mia attività istituzionale, che sarebbe stato un errore immaginare una conflittualità tra detenuti e tutto il sistema capuane carcere, è un pianeta a sé. Ho pensato che invece penso che l'unica cosa per poter risolvere un po' i problemi difficili che attraversano i detenuti era proprio quella di una collaborazione, di un incontro tra detenuti, forze di polizia penitenziaria, educatori, psicologi, direttori e volontariato, in modo tale che tutto diventasse sistema, sempre con la finalità di quello che dice la Costituzione: la pena serve a punire ma anche a reinserire. Questo è un po' la mia filosofia con la quale ho lavorato, che ovviamente contrasta con chi pensa di fare del carcere un luogo di ribellione. Certo, peraltro dà corpo anche a quanto lei ha accennato prima, vale a dire a un fastidio che può recare a qualcuno che vorrebbe magari sostituirla. Perché? Perché in realtà anche nei confronti del Galesi, no, se gli si garantisce una vita migliore anche in carcere, perché coloro i quali lo sostengono dovrebbero mandarle un proiettile con minacce ulteriori? Dunque non si capisce, in sostanza, no? No, non si capisce. Un'ipotesi può essere pure che sia un mitomane. Ah, ecco, ci può stare, sì. Si può stare pure questo, perché se è un mitomane è chiaro che è un mitomane di difficile individuazione. Non è detto però che non sia anche di seria preoccupazione. Certo. Un mitomane, a certi versi, è perfino più, essendo irragionevole, perfino meno prevedibile. No? E anche essendo anonimo nella circostanza, no? Totalmente anonimo, certo. Ovviamente. Totalmente anonimo. Poi, essendo, diciamo, questo è il terzo messaggio che lei ricevo, sempre con la stessa sigla, una volta con la Brigate Rosse con la stella disegnata bene, un'altra volta disegnata male, ma insomma. Si può immaginare, ripeto, anche una iniziativa di qualcuno che sia soltanto uno che voglia, per esempio, farsi propaganda, pubblicità, insomma, sono varie ipotesi. Tuttavia, ripeto, questa la Digos, che è molto seria, molto apprezzata, indagherà.
Va bene, allora caro Angelo Marroni, mentre la ringraziamo per averci accolti e ovviamente noi ci complimentiamo per il lavoro che lei sta svolgendo all'interno delle carceri e ci uniamo al conforto che le hanno dato tutti questa mattina, a partire dal sindaco Gianni Alemanno, insomma tutte le istituzioni. E anche la Presidente Polverini. La Presidente Polverini, insomma ci uniamo noi di Radio IS alla solidarietà doverosa che le deve essere indirizzata. Vi ringraziamo. Grazie a lei e buon lavoro al garante. Grazie. Dei detenuti Angelo Marroni.